Buonasera, benvenuti a Librivine. Siamo al bar 019, siamo in compagnia della scrittrice e giornalista Eleonora Belfiore con il suo libro Nel cuore dello scorpione, edito da LFA Publisher. Eccoci qui. Buonasera Eleonora. Ciao, grazie, Marianna, grazie per averci accettato. Grazie per questo spazio. Allora, cominciamo dal titolo. Nel cuore dello scorpione, iniziamo in maniera molto cattiva e infingarda. Il titolo nasce perché io ho una passione per l'astrologia, per gli astri, e però anche poi per l'astronomia, perché c'è un filo conduttore che lega questi due mondi così poi diversi. Parliamo di scienza da una parte, di magia e esoterismo dall'altra. Eppure c'è una matrice, un filo conduttore, che è questa propensione che abbiamo tutti quanti, di più o di meno, per lo spirituale, per un mondo, per l'aldilà, per le stelle, per la speranza che rappresenta anche questo cielo stellato insondabile sopra di noi. In particolar modo mi piaceva poi questa costellazione che è dello scorpione, che ha una stella, la più luminosa, che è Antares, definita appunto dagli arabi il cuore dello scorpione, portatrice di un messaggio ambivalente, perché una parte è la stella del desiderio, quindi si collega sempre alla speranza, ai sogni, però c'è anche il rovescio della medaglia, e anche una stella ingannatrice che può portare verso strade un po' più tortuose, un pochettino più complicate, come è tortuosa e complicata la strada intrapresa dai vari personaggi di questo libro, che si muove tra Tokyo, che è una mia grande passione, poi il Giappone, io sono molto legata anche ai manga, ai cartoni, e quindi ambientando una parte della trama a Tokyo ho reso omaggio poi alle mie grandi passioni per i manga, e poi dopo anche per i cartoni anni 80. E poi c'è l'altra passione, che è legata alla città di Londra, con il suo fascino, i suoi misteri, con i pre-raffaelliti, che sono una delle mie ossessioni, e i lettori ormai secondo me si vanno anche un po' stancati, perché io torno sempre su questi pre-raffaelliti, però a volte tornano, come dice Stephen King, e quindi anche in questo romanzo ci sono, è una pagina marginale, però ci sono delle citazioni legate a questo come mondo. Nel precedente. Sì. Allora, parliamo un po' del protagonista, Hitoshi. Hitoshi è un cacciatore di creature demoniache, con la passione però per il jazz. Io ho una grande passione anche per questo mondo, per queste musiche così suadenti, oniriche. Hitoshi suona il sax nella Void Note, che è questo pub dove lui si esibisce durante il tempo libero. È un personaggio eclettico, un personaggio tormentato, è un cacciatore di demoni e vampiri, ma è molto lontano dall'essere un personaggio forte e risoluto. Non è sicuramente Van Helsing, è un personaggio che invece attraversa questa oscurità, il mondo delle ombre, e ha un legame particolare, poi sarà il lettore a scoprirlo, con la grande cattiva del romanzo, che è l'imperatrice. Lui infatti riceverà un incompito che in qualche maniera lo porterà a incontrare sul suo tragitto, sulla sua strada, di nuovo questo personaggio, che ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita, e questo poi metterà in moto una serie di eventi, che uno più complicato, uno più rocambolesco dell'altro, e quindi attraverso Hitoshi esploreremo il rapporto con questo passato che resta insoluto, che resta sempre lì, che condiziona Hitoshi. E attorno a lui però questo passato così problematico condiziona tutta una serie di personaggi che ruotano attorno poi al cacciatore. Che caratteristiche hanno questi personaggi? Sono personaggi che incredibilmente credono nell'amore, malgrado questa corazza di, potremmo dire, di cinismo, questa spietatezza. Sono tutti personaggi che in qualche maniera poi vincono la grande battaglia, che è quella di mettersi in discussione e di accettare l'amore come una forza fondamentale. Io scherzando dico che Dante si sbagliava, che non è l'amore a muovere il sole e le altre stelle, ma è la vendetta, perché questo parte come un romanzo all'insegna della vendetta. Poi però succede qualcosa per cui io in realtà in maniera molto cattiva gioco un po' con i lettori, per cui vedremo se poi alla fine se ha ragione l'autrice o ha ragione Dante. Sarà il lettore a scoprirlo, però sicuramente l'amore è una delle grandi tematiche che affronto in questo romanzo. Che genere è? Perché a tratti è giallo, a tratti è dark, noir.
Sì, come giustamente ha detto Giuseppe De Silva nella prefazione, un collega giornalista, è un romanzo che non si definisce, che non vuole essere definito eclettico, perché attraversa tanti generi letterari ed è una poi mia caratteristica, cioè io amo sperimentare, e questo anche nelle storie che ho scritto, nei racconti brevi, nella precedente antologia. Amo esplorare innanzitutto la donna con tutte le sue sfumature, le sue caratteristiche, e poi amo mescolare i generi letterari, una jam session che io faccio di volta in volta, e creo sempre dei giochi poi interattivi con il lettore, perché un po' lo vado a pungolare, un po' lo stuzzico, e questa è una mia caratteristica che ritorna poi anche nella vita quotidiana, che io sono così, sono molto eclettica, amo spaziare, per cui questo è sicuramente un romanzo che non si definisce, è anche un po' caparbio perché non vuole essere definito, e ognuno troverà però anche, al di là della tematica d'arte sovrannaturale, anche un pezzo della propria storia e del proprio vissuto. Bene, e quanto ha influito l'amore per l'esoterismo nello scrivere il libro? Abbastanza. Occupa una delle sezioni principali dell'opera, però come ti dicevo prima, poi è un pretesto, perché io affronto in maniera, anche qui sono abbastanza eclettica, affronto l'esoterismo a 360 gradi, perché è uno spunto di partenza per riflettere poi sull'oscurità dell'animo umano. Io dico sempre che poi, malgrado le difficoltà e i tanti problemi, le cose più belle nascono nell'ombra e non nella luce, e questo poi è un concetto che noi troviamo nella letteratura, nell'arte, appunto. Ad esempio, noi parliamo spesso della Controriforma o del Medioevo come due periodi bui, pieni di superstizione, di oscurità. Sicuramente ci sono state tante contraddizioni, tanti problemi, ma sono anche due momenti fondamentali, sia della storia che poi della storia dell'arte, certo, che è l'altra mia grande passione, e che hanno dato un contributo poi allo sviluppo dell'essere umano a 360 gradi fondamentale, e per cui noi proprio in questi due momenti così critici troviamo poi una serie di invenzioni, di stimoli che vanno poi al di là e hanno attraversato i secoli, e questo è un altro messaggio che in qualche maniera è legato poi al mio libro Nel cuore dello scorpione. E com'è nata l'idea poi di scrivere questo romanzo? L'idea è nata così, diciamo, in maniera anche qui un po' rocambolesca, perché io mi stavo dedicando a un'antologia di racconti Halloween che non ha poi mai visto la luce, perché a un certo punto mi sono bloccata. La storia di Toshi doveva far parte di questa antologia, poi però mi ha preso un pochettino la mano, i Toshi reclamavano maggiore spazio, poi mi ha coinvolto accanto ai Toshi. Poi sono nati una serie di personaggi disagiatissimi, cattivissimi, come appunto l'imperatrice, che pretendevano il loro spazio. Alla fine mi sono ritrovata a aver scritto tantissimo, non poteva più essere un'antologia, ho detto vabbè, facciamo il romanzo e vabbè, poi si vedrà per l'antologia. Perché dovremmo leggere il tuo libro, Eleonora? Come dicevo prima, è un libro eclettico, è un libro che adatta un target trasversale, perché si parla sì di dark, di noir, però senza mai prendersi troppo sul serio. Ho scritto questo libro poi utilizzando anche uno stile molto ironico. Per gli appassionati degli anni 80 ci sono tutta una serie di citazioni legate alla musica, alla moda, alle suggestioni di questo periodo d'oro, che è rimasto poi nel cuore di tutti, di grandi, di piccini. All'epoca ero piccola, però per me gli anni 80 rappresentano ancora oggi la felicità, il mito, e ancora perché è un'opera che guarda molto poi all'oscurità, al cuore dell'essere umano, con le sue luci, con le sue ombre, e come ti dicevo prima, poi in realtà ognuno troverà anche un pezzo del proprio vissuto. Si parla di storie d'amore tormentate, si parla di questo legame, sì, soprattutto i Toshi potrebbe dire tanto, si parla poi di questo legame sempre con il passato che ritorna, che condiziona i giorni futuri, e poi c'è uno sguardo alle stelle, che è un altro mio grande filo conduttore delle mie opere, e che poi può interessare, perché ci sono anche dei consigli astrologici tra le linee. Alle volte non è vero, ma ci credo. Grazie Eleonora. Grazie a te Marianna. Leggiamo il libro di Eleonora Belfiore, Nel cuore dello scorpione, edito da LFA Briscetti.